Buongiorno a tutti amici della libreria, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale in compagnia dei libri. In questa puntata parliamo di tre grandi autori del Novecento che ci vengono subito alla mente quando parliamo di letteratura italiana del Novecento. Sono Pavese, Fenoglio e Cassola. Sono grandi nelle nostre menti in letteratura sia perché hanno vissuto e raccontano una delle più grandi tragedie dell'umanità, che è stata la Seconda Guerra Mondiale, sia perché sono stati un po' il tramite di una trasformazione dalla cultura degli anni 30 alla cultura del dopoguerra. In questa puntata parliamo di prime edizioni soprattutto, però se non siete dei collezionisti trovate questi racconti in diverse edizioni. Andiamo in ordine cronologico. Il primo che presentiamo oggi è di Cesare Pavese, si chiama Prima che il gallo canti. È il 1948 quando la casa editrice Einaudi lo pubblica per la prima volta nella collana I Coralli, una collana recente, tra l'altro poi condotta e coordinata dallo stesso Pavese, che raccoglieva racconti contemporanei di artisti italiani. Prima che il gallo canti racchiude due importanti racconti, Il carcere e La casa in collina, che oggi noi troviamo anche in versioni separate, nella prima edizione sono insieme. Questi due racconti parlano di soprattutto emarginazione, di solitudine, di dolore anche provocato dalla guerra e dalla tragedia che gli autori stanno vivendo, ma è ancora più significativo perché i racconti dei protagonisti si rifanno a una vicenda autobiografica. Lo stesso Pavese ha vissuto l'esilio e l'emarginazione perché è stato esiliato per aver aiutato l'amata militante nel Partito Comunista Italiano. Nelle vicende dei personaggi si intrecciano le vicende dei bombardamenti di molte zone italiane, della lotta partigiana, della lotta operaia, del fascismo e, dicevo, comune a questi due racconti, quindi Il carcere e La casa in collina, che sono stati scritti a distanza di 10 anni l'uno dall'altro, è comune il solipsismo intellettuale. In particolare nella casa in collina il protagonista cerca di fuggire dalla guerra, si ritira nelle colline, le colline dove è nato, dove è cresciuto, cercando di sfuggire ai bombardamenti, ma comprende che non si può sfuggire dalla guerra. Comunque questa tragedia cambia così tanto l'essere umano che anche se fisicamente ce ne allontaniamo non si potrà mai superare. La seconda opera di oggi è Fenoglio, I 23 giorni della città di Alba. Alba la presero in 2000 il 10 ottobre e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Siamo nel 1952 quando la casa editrice sempre Einaudi pubblica questo scrittore che all'epoca era esordiente. La collana è I Gettoni, che nasce nel 49, qualche anno prima, ed è nata proprio, creata e ideata da Vittorini, che voleva pubblicare scrittori esordienti con racconti molto brevi, al massimo si potevano pubblicare 64 pagine. Questo si faceva perché si voleva dare l'opportunità agli esordienti di farsi conoscere al grande pubblico senza però, come dire, investire troppo denaro nella casa editrice. E con questo intento che Vittorini dà una possibilità a Fenoglio con I 23 giorni della città di Alba, che in realtà inizialmente si chiamava Racconti della guerra civile, ma Giulio Einaudi in persona volle cambiare il titolo della raccolta di racconti, che sono 12. Metà di questi racconti sono dedicate alla lotta partigiana, alla lotta operaia, storie di persone che hanno vissuto la guerra, e l'altra metà di racconti è dedicata alle storie della classe contadina delle Langhe. I 23 giorni della città di Alba, quando è uscito nel 52, ha ricevuto diverse critiche, soprattutto perché Fenoglio raccontava in modo molto realistico, con uno sguardo anche impietoso a volte, l'aspetto della lotta partigiana e della lotta operaia. Ai primi d'ottobre, il presidio repubblicano, sentendosi mancare il fiato per la stretta che gli davano i partigiani dalle colline, non dormivano da settimane, tutte le notti quelli scendevano a far bordello con le armi, erano esauriti, gli stessi borghesi che pure non lasciavano più il letto. Ma siamo nel neorealismo e l'intento di Fenoglio era proprio quello di raccontare la verità così com'era.
Sempre Elio Vittorini e sempre per la collana I Gettoni pubblica nel 1953 Carlo Cassola con questa edizione I Vecchi Compagni, che sono delle storie che riguardano dei boscaioli che vivono la tragedia del fascismo, la tragedia della guerra. Ognuno di loro è protagonista di una triste storia individuale. La capacità di Cassola, così come ne descrive Vittorini nel presentare questo esordiente scrittore, è proprio quella di conciliare la dimensione storica con l'individualità. I racconti di Cassola sono incredibilmente umani, incredibilmente realistici, eppure fa da sfondo sempre una dimensione storica politicizzata anche, molto forte, molto, molto chiara. In questa edizione dei Vecchi Compagni, la nostra, che appunto è la prima edizione, c'è anche una nota di dedica dello stesso autore, che ovviamente impreziosisce l'opera. Per informazioni più dettagliate sui prodotti potete trovare queste prime edizioni e altre sul nostro sito www.dimanoimano.it, c'è un'apposita sezione dedicata, oppure potete seguirci sui nostri social per avere aggiornamenti sulla nostra libreria. Grazie di averci seguito e al prossimo video.